Benvenuti a tutti nel video della Big Family! Ciao a tutti big amici e benvenuti in un nostro nuovo video! Allora ragazzi, come avete passato il Natale? Ma noi, scrivetecelo nei commenti se l'avete passato bene, se siete stati a casa, se noi siete bene, andati fuori a mangiare. Noi no. Bene, però non tanto non bene. Tantissimo. Non è vero, proprio per niente. Proprio per niente. Perché questa bella... Guardate la mia faccia. Questa bellissima... Bellissima mica tanto oggi. Donna. Faccio spaventare. Questa spaventosa donna. Infatti. Oggi c'è la febbre. Ha avuto la febbre, sì. E ha ancora la febbre. Ha avuto la febbre. Papà Stefano ha avuto la febbre. Papà Stefano Giulia ha febbre, avuto la febbre. Giulia la febbre. Lorenzo ha avuto la febbre. Tutti la febbre, ragazzi. Qui abbiamo passato il Natale con la febbre. Infatti oggi, a dire la verità, non volevamo tanto fare il video. Perché non, cioè, è che non mi sentivamo, non ci sentivamo perché tanto, non è che per... non lo volevamo fare perché ci annoiava, lo sanno, non ci avevamo stiamo voglia. Spiegando solo perché non, diciamo, non sto tanto bene, soprattutto io non ci sta bene, papà Stefano non sta bene, Lorenzo, Giulia, siamo tutti con la febbre. L'unica fortunata è lei per il momento, i fratelli. I fratelli, sì, e no, Chris è un po' raffreddato. Serena, Chiara oggi mi ha detto che aveva un po' di mal di testa. Anche io un po' di catarro. E vabbè, Alessio invece è andato a lavoro perché lui lavora in un ristorante. Quindi niente, allora con ciò, però essendo che ci mancavate troppo, non potevamo non fare il video per voi. E allora abbiamo deciso di fare un piccolo video che vi raccontiamo un po' come è andato il nostro Natale. E vi facciamo vedere Babbo Natale che è arrivato, qualcosina vi facciamo vedere perché che gli altri, sì. Sì, che ha portato, perché gli altri ce l'hanno loro di là, con ciò vi faremo vedere quelli di Giulia, Lorenzo e Serena. E niente, uffa, è stato un brutto Natale, diciamo. È stato bello perché siamo stati in famiglia, però è stato brutto perché siamo stati malissimo, ragazzi, malissimo, e ancora adesso stiamo molto male. È vero, cioè tipo Giulia la febbre a 39 ieri sera, no, allora a Giulia ieri era venuta la febbre, l'ultima settimana che c'era l'asilo, la che scuola, infatti lei l'ha attaccata a tutti, sì, è stata perché Giulia, Giulia ha attaccato la febbre a Lorenzo, Lorenzo l'ha attaccata a papà Stefano e papà Stefano l'ha attaccata a mamma Giulia. No, a me me l'ha attaccata a Lorenzo e Giulia perché io sto sempre con Lorenzo e Giulia. Ah vabbè. E poi mamma Giulia l'ha riattaccata a Giulia e adesso Giulia sembrava che gli stesse andando via, gli è ritornata di nuovo alta e non solo ha avuto la febbre ma ha anche vomitato, Giulia. E anche molte spesso volte. E niente, con ciò speriamo di guarire in fretta, dai. Spero comunque che voi avete passato un bellissimo Natale, che ne sono sicura, un felice e sereno Natale, che è arrivato Babbo Natale anche per voi. E poi io sono contentissima perché oltre a Babbo Natale che è arrivato, le mie compagne mi hanno anche portato i regalini, i pensierini che abbiamo fatto vedere nello shorts. Allora adesso vi lascio un attimo qua con la mamma perché vado a prendere un po'. Vai a fare i regali. Vi facciamo vedere i regali. Anzi, adesso vi faremo vedere. Giulia e Lorenzo stanno dormendo. Ve li farò vedere che stanno dormendo. Con ciò, dai, venite con me che vi faccio vedere Lorenzo e Giulia. Poverini, stanno molto male. Soprattutto Giulia sta un po' più male. È vero, Giulia ieri sera aveva tipo la febbre a 39. Sì, c'aveva 39 la febbre, sì. E vabbè, ce l'ha avuta anche più alta, è quello realtà, che ce l'ha avuta anche più alta perché era arrivata quasi a 40 l'altra volta. Vabbè, comunque Lorenzo devo dire che è quello che ha avuto meno febbre, cioè sì, ha, no, anche Lorenzo, sì, anche Lorenzo è stato male e ce l'aveva anche lui a 39 gli era arrivato anche a lui gli era arrivata. Adesso sta, oggi sta leggermente meglio, non sta benissimo ma leggermente meglio confronto a Serena. Vabbè, a comunque adesso vi facciamo vedere i regali. Comunque è sempre bello fare video per voi, con voi, e con ciò, dai, andiamo, voglio prendere i regali, io vado a fargli vedere Giulia e Lorenzo che stanno dormendo, però facciamo piano. Shh.
Vedrete un po' di buio, eh. Allora, io adesso vado a prendere i regali. Sì, ve li volevamo far vedere con Giulia, volevamo fare video con Giulia e Lorenzo, ma stanno dormendo, ho preferito, cioè poverini, lasciarli riposare. Quindi ciò. Io vado a farvi, io vado a prendere i regali e li porto di qua. E noi invece voi due andiamo a farvi vedere Giulia e Lorenzo che dormono. Andiamo, andiamo. Intanto stanno guardando un film, ciao. Se sentite. Ha aiutato a salvare le vite dei tanti americani. Quello che abbiamo fatto. Guardate Giulia, poverina, che sta dormendo. Spegni, spegni Giulia, Serena. Spegni, spegni. Allora ragazzi, niente, vi abbiamo fatto vedere solo Giulia perché Lorenzo è in braccio a papà. È in braccio a papà Stefano, che stanno dormendo tutte e due e non si vede niente. Si accende la luce e papà Stefano si sveglia. Con ciò, e poi stanno anche guardando un film, che c'è Cristian che sta guardando il film di là. Con ciò sta dormendo, non ve lo faccio vedere. Dai, si accende la luce, so che si sveglia subito lui con la luce accesa. E allora, io niente, tutti i regali. Fai vedere i regali. Allora, qualche iniziamo. Regalo. Quello che vuoi, dai. Quello di Lorenzo. No, fai vedere le tue cose. Ah, cos'è? No. Ah, ok. Allora, questo era il planino qui, guardate che carino. In verità ci dovrebbero essere anche le carte. Però Lorenzo, con le carte. Sì, ci sono le carte che in pratica indica la posizione. Gli animali che ci sono nel posto. Sì, tu schiacci questo qua verde. Sì, sì. E ti dà l'indicazione dove andare. Dove andare. Partire dall'Africa è una, e andare. È un aeroplanino. Guardate che carino l'aeroplanino della Chicco. Però questo con qua è insieme al tappetino, ovviamente. Eh sì. Con gli animali. Eh sì. Ti piace? A Lorenzo è piaciuto, anche perché poi si mette sul tappeto anche a giocare. È vero. Poi, Giulia e Lorenzo. Per Giulia e Lorenzo. Questo enorme scatolone. Babbo Natale gli ha portato questo scatolone enorme di costruzioni, ragazzi. E sì. A noi ci piace tantissimo perché costruiamo delle torri enormi. Sì. Infatti dopo ne costruiamo una. Beh, dopo ne facciamo una. E niente, perché per ce l'avevano, loro ce l'avevano già le costruzioni, però erano di Alessio quando aveva un anno. Quindi e mezzo. Di 17 anni fa. Con ciò, avevano 17 anni. Con ciò Babbo Natale gli ha portato le costruzioni nuove e sono tantissime perché a loro piace tantissimo fare le costruzioni. È vero. Poi per Giulia gli ha portato Giulia, questo bellissimo carrellino. Che si può staccare il cestino, ragazzi. E può essere un cestino per andare a fare la spesa. Sì, bellissimo. Con tutte le frutte e le verdure. E poi, ragazzi, a voi cosa vi ha portato Babbo Natale? Scrivetelo nei commenti, perché siamo curiosi di sapere anche quello che ha portato a voi. Poi, per me, ha portato queste stupende ciabattine. Fagli vedere. Guardate che carine. Sono bellissime. Sono dei coniglietti. Sono stupende. Eh sì, perché Giulia, Serena si era comprata il, anzi papà e la mamma gli avevano regalato il pigiama della Walt Disney del coniglietto. E allora Babbo Natale gli ha portato anche le pantofole del coniglietto. Bellissime. E per finire, aspettate, scusatemi, Eh sì, 50 euro. Babbo Natale ha deciso di regalargli anche i soldini, perché essendo che Serena si doveva voleva comprare delle cose, e siccome Babbo Natale non sapeva che cos'è che erano, voleva comprarsele da lei, allora gli ha portato i soldini anche Babbo Natale, oltre le ciabattine. Con ciò poi si potrà comprare quello che vuole, e quando farà gli acquisti, la poi casa di 101. Poi faremo lo shorts oppure faremo il video quando arriverà il pacco. Dipende se lo ordina oppure vuole andare in negozio. Vabbè, poi comunque deciderà lei. No, lo ordino, come vuoi tu. Vabbè. E basta. Poi altri regali che però c'hanno gli altri e con ciò non ve li faccio vedere perché noi vi abbiamo fatto vedere i nostri.
Va bene ragazzi, noi spero che questo video vi sia piaciuto, noi vi salutiamo perché così mamma Jo se ne va un po' a riposare, perché oltre la febbre mi fa male anche la schiena, mi fa male anche la gamba, non so perché, sono piena di dolori ragazzi, e con ciò vado a riposarmi anch'io un pochino e vi auguro buone feste a tutti e buon Santo Stefano, anche se oggi anche se è oggi Santo Stefano e loro lo vedono oggi. Buon Santo Stefano ragazzi. Buon Santo Stefano. Infatti lo stiamo facendo tardi il video, scusate se l'abbiamo pubblicato, lo pubblicheremo tardi questo video, perché come ho detto non abbiamo avuto tempo. È vero. E niente, noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacione grandissimo. Buone feste a tutti. Buone feste a tutti. E come siamo quasi all'anno nuovo, infatti manca poco. Niente. Facciamo il video. Faremo il video, certo che faremo anno il video nuovo. Lo shorts, vediamo dai, il video e lo shorts, vediamo. E niente, commentate, condividete, iscrivetevi al canale perché non si è iscritto, spolliciate, attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura. Commentate, condividete, seguiteci sui social Instagram, TikTok e Facebook e noi ci vediamo domani con un prossimo video della Big Family. Ciao big amici, buone feste a tutti e buon Capodanno. Buone feste, beh prima di Capodanno ci vediamo. Ciao ragazzi.